Il Vangelo di oggi Gesù assume una postura mentale che potremmo dire è quella di un formatore di formatori. Gesù è venuto per compiere la sua missione e affida a 72 dei suoi discepoli, numero anche chiaramente simbolico, affida a 72 dei suoi discepoli di andare a coppie ad annunciare, predicare, portare la buona novella, annunciare il Vangelo del Regno. I discepoli vanno e prima di partire ricevono delle istruzioni precise. Gesù spiega come devono muoversi, di portare solo il necessario, attendere di essere accolti, fermarsi in una casa presso coloro che li accoglieranno, non girate di casa in casa, tipo piazzisti o venditori ambulanti, quindi in qualche modo dà indicazioni su quello che è il corretto atteggiamento formativo, in qualche modo potremmo dire sintonico con la cultura dell'educazione che corrisponde al messaggio che deve essere annunciato. Annunciamo il Vangelo del Regno, lo stile formativo deve essere uno stile adeguato, deve essere evangelico. Però, oltre a questo, che è già un'indicazione particolarmente importante e che anche l'educatore umano, il formatore umano, deve assolutamente tenere presente nel momento in cui elabora il senso del proprio modo di agire, del proprio messaggio, c'è un altro elemento molto significativo da un punto di vista pedagogico. Al ritorno, i discepoli raccontano. Raccontano ciò che hanno detto, ciò che hanno visto, ciò che hanno fatto. Manifestano il loro entusiasmo, dice i demoni, ci obbedivano, se ne andavano nel tuo nome, quindi nel nome non dei discepoli ma di Gesù. E lì Gesù effettua un debriefing, diremmo oggi con parola un po' anglofila, anglofona, ma soprattutto Gesù effettua un momento di formazione riflessiva. Cioè aiuta i discepoli a riesaminare il loro vissuto, la loro azione formativa, e dice: sì, però attenzione, non rallegratevi perché i demoni vi obbediscono, rallegratevi piuttosto per quello che state annunciando, per il senso di ciò che state annunciando e soprattutto se le persone accolgono il Vangelo del Regno. Ecco allora che quindi qui abbiamo due esempi molto belli, pedagogicamente parlando, della postura di un formatore di formatori. Quindi da un lato c'è il momento più tecnico in cui il formatore di formatori dà le indicazioni su come bisogna muoversi. Dall'altro lato c'è il momento riflessivo, il professionista riflessivo che in qualche modo viene aiutato a cogliere il senso di quello che sta facendo al di là dei momenti di entusiastica soddisfazione o volendo anche di sconforto, perché leggendo il Vangelo si coglie anche questa possibilità. Con l'augurio che tutti noi che ci occupiamo di formazione possiamo essere formatori di formatori secondo lo stile di Gesù.